Cari amici della Biblioteca Rendella, buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Music Club, la famigerata compagnia di amici appassionati di musica, professionisti in tanti casi ovviamente di musica. Siamo in diretta sulla pagina ufficiale della biblioteca. Io sono all'interno del Music Lab, questo laboratorio fantastico presente ovviamente all'interno della biblioteca, che tra poco, speriamo, chissà quando, ma insomma credo che la data di riapertura e quindi del ritorno alle nostre vite precedenti è veramente, secondo me, imminente. Nel frattempo, appunto, abbiamo sempre un ospite nuovo pronto per raccontarci la sua storia, perché la musica è protagonista nella sua vita, eccetera, eccetera. Quest'oggi, quei due ragazzi che vedete lì sono, ve li presento subito. Buonasera ragazzi, benvenuti. Buonasera Vito. Buonasera. Uno di loro, quello a destra con la maglietta color rosa, credo, da qui, è Nicola Civetta. Buonasera Nicola. Ciao Vito, buonasera. E poi l'altro invece, il suo amico, è Bartolomeo Pirchio, Berto per l'amico. Buonasera Berto, a tutti. Berto. I ragazzi che vedete lì sono due dei tre soci, in realtà, che hanno da poco aperto un'associazione culturale musicale, insomma, che si intitola proprio, come vedete sulla loro finestrella lì, Doggy Project. Ecco, intanto che cos'è Doggy Project, ragazzi? Che cosa vuol dire? Vai Nicola, poi ti aiuto. Vado io perché forse posso esprimere meglio il concetto. Doggy Project è un progetto che nasce dalla voglia di intraprendere e di creare un movimento, ovvero il nome è intitolato alla perdita del cagnolino del nostro socio, che adesso non c'è qui, Vincenzo, e lui, questo cane, ti racconto brevemente la storia. Questo cane è stato vissuto per 15 anni, è stato per 13 anni fuori dalla casa, fuori dal cancello, quindi cercava sempre di entrare in casa, e la sua voglia di persistere e di perseveranza, entrare in casa, diciamo che alla fine ce l'ha fatta questo cane ad entrare dentro la casa. Lo scopo è proprio questo, che noi Doggy abbiamo pensato, col suo spirito, la sua forza, di spingere a entrare in questa città portando una nuova mentalità, una nuova cultura, che abbraccia un po' tutto lo street art, la musica da club e tutte quindi, le sue. Quindi il nome è proprio, come dire, in onore e anche in ricordo di questo cane che, insomma, è stato con voi. Biagio. Si chiamava Biagio? Biagio, si chiamava Biagio. Caspita, bellissimo nome. Un cane che, credimi, un meticcio trovato che lui cercava sempre di entrare in casa. Cosa ha fatto? Abbiamo preso ispirazione da questa sua voglia di intraprendere, questo suo coraggio, e alla fine si è goduto gli ultimi 2 anni della sua vita in casa, seduto come un re. Quindi, caspita, è stata ispirazione per il nostro progetto, perché ci siamo guardati, ci siamo detti: perché non ci proviamo noi a fare qualcosa di nostro? E quindi prendendo spunto dal coraggio, dalla determinazione e dalla tenacia che ha avuto il mitico Biagio, voi cosa avete fatto? Avete, dopo un viaggio in realtà che avete fatto, se non ero, a Berlino, giusto? Allora, ti spiego un po' bene la situazione. Sì, è dovuto a un viaggio a Berlino. Però ci siamo stati tante volte a Berlino, non è stato un semplice viaggio. Io in primis, Vincenzo, che manca, e Civetta, abbiamo girato parecchie situazioni di club. Berlino è stata la fonte di ispirazione, dove abbiamo amici che ci hanno spinto anche in questo progetto, che salutiamo, Antonio La Grande e il resto. Antonio e Valentina. E crediamo fortemente di portare un pizzico di quella cultura in questo paese. Sarà strano agli occhi delle persone, se tutto andrà bene, ovvio, Covid a parte,
però speriamo di farcela, perché questo è il nostro obiettivo. E quali sono i punti cardini, diciamo, Berto, di questa cultura che avete trovato lì? Cultura musicale, ovviamente. Ecco, la cultura musicale che abbraccia Berlino è unica e rara, a mio parere, perché tanti fanno musica elettronica nel mondo, ma come la si viene svolta a Berlino è qualcosa di emozionante, perché c'è una mentalità di prendere industrie abbandonate e realizzare interi club dentro. Cioè, è qualcosa di... Dalle ceneri è come una fenice, dalle ceneri che risorge, perché un posto abbandonato lì ci mettono voglia e coraggio dei ragazzi e fanno sua attività e danno lavoro al posto, danno lavoro ai ragazzi, fanno girare DJ, quindi è quello che noi tendiamo. Ci lavora un mondo dietro, che è quello che al momento, qui data la situazione, è fermo. Salutiamo il signore col motorino che è passato. Siamo in pieno centro, in via Emilio Intelli 8 a Monopoli, quindi è la strada principale dove passano... Adesso racconteremo questa via Intelli, perché poi io come vi ho scoperto in realtà, perché un pomeriggio passeggiavo col mio cane, c'è sempre un cane di mezzo e amiamo gli animali ovviamente in maniera, no? E ho visto questo mondo, questa cosa nera enorme qui dentro, ho sentito un'attrazione verso questo locale, era una serranda abbassata a metà, eccetera. Ho detto, qui sta succedendo qualcosa che, sai, l'olfatto del musico, ho sentito. Eravamo in fase di lavorazione, adesso finalmente la nostra sede è completa e ci abbiamo messo un po', però finalmente come... l'abbiamo tra virgolette sognata e desiderata, ecco. E poi Berto, che è sempre quel ragazzo con gli occhiali, è uscito per farsi una sigaretta, ha trovato me fuori, ha detto scusa, c'hai da accendere? Io ho detto sì, come no, prego. E da lì poi abbiamo iniziato, ho detto ragazzi, noi dobbiamo conoscerci meglio, perché questa cosa a me piace da morire. Quello che lo scopo è conoscere tanta gente e dargli le nostre nozioni di quello che siamo. Poi ho scoperto che c'è anch'io dietro, Vito, noi ci conosciamo da tanto tempo. Da tanti anni. Una cosa che mi piace di tutto quello che avete realizzato, adesso arriveremo a parlare della vostra sede, che devo dire la verità, è una cosa che mi piace veramente molto, è questo essere in vetrina, cioè questa cosa che voi avete, questa vetrina aperta sempre, e quindi tutto ciò che realizzate all'interno di questo locale in realtà è visibile e ascoltabile da fuori, ed è veramente una bella idea questa. Da fuori e sulle piattaforme streaming che usiamo, magari una a casa può anche ascoltarci tranquillamente, quando ci sono i nostri G7. Domenica per domenica stiamo andando di questa mentalità al momento. Che... fino al 23 di maggio siamo in campagna con una rassegna che si chiama Club Culture, e domenica ci sarà la terza puntata di questi mini appuntamenti, proprio per far conoscere che musica, che tipo di musica proponiamo, che tipo di rappresentazione andiamo a fare. Cioè, per chi non ci conosce, questa è una vera e propria vetrina, nel vero senso della parola. Ecco. E funziona questa cosa della vetrina? Cioè, c'è gente che passa, si ferma, incuriosita? Stiamo avendo un buon riscontro, abbiamo anche messo le birre adesso per gli appassionati, per gli amici, quindi tra virgolette non vogliamo creare, attenzione, questo non è sinonimo di creare assembramenti, siamo i primi che non diamo l'accesso al nostro locale, diamo proprio questa musica in vetrina, magari chi passa con la macchina o a piedi si può tra virgolette fermare oppure può incrociare lo sguardo dentro la nostra attività per capire quello che stiamo facendo. Poi il pourparler, Vito, non lo possiamo evitare, quindi c'è, noi spieghiamo, la gente vede una cosa nuova, giustamente è curiosa ed è interessata proprio a scoprire come hai voluto scoprire tu questo progetto e questa novità unica in città e non solo. No, quello che poi in realtà mi ha colpito anche subito, insomma, conoscendovi e parlandoci un po', è questo coraggio che avete avuto in questo momento, sappiamo ormai benissimo, di chiusura, di fallimenti e di soprattutto poi
nel discorso musica, voi invece vi siete proprio, avete fatto il contrario, invece di abbattervi e di vivere la vostra esistenza in una camera. Qui ci colleghiamo al fatto di Biagio. Biagio ha persistito, quindi anche noi è stato lo stesso. Noi siamo nati in pieno lockdown, diciamo, ce l'ho, è questo il punto di forza. Quindi abbiamo detto: se una barca che sta affondando, bisogna tappare quel buco per rimanere a galla. Quindi, con le nostre forze, piano piano, passo per passo, abbiamo sfidato tutte le zone rosse, tutti i colori possibili, e lavorando socialmente, ovviamente. E adesso eccoci qua. A un anno siamo riusciti ad avere il nostro ufficio vetrina. Io veramente consiglio vivamente a tutti i, insomma, coloro che ci stanno seguendo di andarli a visitare, a prescindere poi da tutto quello che fate, ma proprio vedere il locale come l'avete allestito con, mi ricordo c'è una televisione che in alto che trasmette nulla, ma è bella proprio perché non trasmette nulla, l'immagine. Infatti, però avete anche un progetto parallelo al Docchi Project, che se non erro è il Bullet Time, come si chiama? Come si dice bene? Bullet Time è Bullet un progetto e la sessione dovrebbe essere, non so come parlare perché qui purtroppo siamo eterni indecisi, siamo l'ideologia, i vettori di un virus che sicuramente c'è, cioè, non lo mettiamo in dubbio, ma la musica non è sinonimo di virus. Purtroppo ci hanno tappato le ali. Ci hanno subito individuato come i primi vettori, quando alla fine la ci musica... Ci stanno tanti altri motivi, ma la portiamo veramente alla lunga. Diciamo che questo Bullet Time è il nostro progetto estivo, anche invernale, si spera, senza svelare posti e niente, perché lo teniamo proprio per scaramanzia per noi, dove verranno realizzate eventi dove ci sarà modo di vedere in primis l'arte che noi dobbiamo includere in queste serate, oltre la musica, che la musica è ricercata, perché la maggior parte, ritornando al discorso di Berlino, i ragazzi sono quasi tutti di Berlino, che saranno, ecco, nostri. Su questa cosa volevo parlarne dopo. Voi puntate proprio agli artisti locali, no? Sì. Emergenti locali, noi puntiamo sulla musica emergente, sul dare lo spazio a chi magari non l'ha mai avuto, oppure vuole veramente intraprendere questo percorso e seguire la nostra filosofia musicale, la nostra cultura. E abbinare al tutto l'arte e la cultura generale anche. Generale. E quali sono queste altre arti che, insomma, potete includere nelle vostre serate? Noi abbiamo molti visual artist, che sarebbero i graffitari, tra virgolette, quindi il writing. Qui c'è un quadro. Lui è un ragazzo, Lenz, ed è di Monopoli, un artista completo, a quanto ne so. Sì. E dipinge con aerografi, che sono delle macchinette tipo quelle dei tattoo, però che si dipinge con queste macchinette, poi molto volgarmente. E poi ci sta un'altra ragazza di Berlino, però è monopolitana, vive a Berlino, ma collabora con noi da lì, da Berlino, che oltre a realizzare le sue tele di una donna particolare, usa la sua tela, la sua donna in tante sfumature, realizza anche customizzazioni di abbigliamento, jeans, giacche di jeans, quindi un po' abbracciare tutto questo, che secondo me è sparito un po' negli anni. Anche il semplice ragazzo che va a farsi il graffiti in giro per strada, ahimè, non ne ho visti più ultimamente, almeno dalle nostre parti. Quindi noi vorremmo dare lo spazio a quel ragazzo che si sente un po' impedito di fare il graffito oggigiorno vicino a un muro che passa tutti gli uruguai, dargli uno spazio dedicato nelle nostre serate, eventi, dove può realizzare quello che è lui, diciamo, no? La sua vena artistica. Ovviamente forniamo noi il materiale, cartellonistica, quindi tutti... Cioè, sono i benvenuti a casa, in pratica. Li mettiamo al loro agio e li facciamo esprimere la loro arte nella miglior condizione possibile. Esatto. Al di là di questo, includeremo anche i mercatini, non so se...
Hai presente quegli artigiani che fanno le fiere, che realizzano anche orecchini col vinile, tutta quella gente così, cioè noi sono i benvenuti, anzi siamo in campagna a trovarli e ne stiamo trovando tanti, grazie a Dio, e speriamo di mettere tutti in atto questo progetto. Praticamente la serata funziona, che tu entri in un tunnel fino ad arrivare alla musica, quindi vedrai prima il writer, il mercatino, eccetera, eccetera, salendo la musica. Saranno serate itineranti, ecco, questo è il termine, la terminologia giusta da utilizzare. Guarda ragazzi, io guardate, insomma, io che ho girato un po' e ho sempre visto un po' di festival in giro, anche a Locorotondo, sappiamo, no? E io sono convinto che voi ce la farete, perché si parte da così, da piano, no? Esatto. La fondamenta, piano, e poi si cerca di capire, sai, se è sbagliato qualcosa, di non sbagliare più, e si cresce, è proprio quello, si cresce. Io sono convinto che da qui a 5 o 6 anni questo Doki Project sarà veramente una cosa molto, molto sentita in giro, ecco, dai. Quindi ce lo auguriamo, anche perché, ripeto, stiamo abbinando proprio dei DJ emergenti per farli crescere insieme a noi, perché alla fine anche noi siamo emergenti, tra virgolette. Abbiamo le idee e le vogliamo mettere in pratica, tutto qua. Ci stiamo mettendo il nostro, ci stiamo mettendo davvero tanta passione, perché se tutto questo oggi è in piedi è perché c'è veramente passione ed edizione, ci crediamo al 200%. Questo, secondo me, in qualsiasi forma di lavoro, qualsiasi forma di espressione, qualsiasi forma che noi vogliamo, ci vuole sempre coraggio, passione e determinazione. Se mancano uno di questi tre punti che ho elencato io, il progetto non va avanti. Non va avanti. Stai parlando con uno che fa musica da più di 20 anni e quindi sa benissimo che se non avessi avuto minimamente uno di questi tre tuoi fattori importantissimi, sicuramente non avrei resistito tutti questi anni, anzi non avrei resistito manco 6 mesi, a dire la verità. Intanto salutiamo gli amici, ho un po' trascurato la chat, salutiamo Bruna De Marinis, buon pomeriggio, buonasera Rita, anche a te, e buonasera Mario, e bravi ragazzi, c'è anche Federica Gargano, ciao Federica, buonasera anche a te. E poi, dove si trova il locale, ci chiede Bruna, in via Indelli. Via Emilio Indelli 8, perché c'è anche una via parallela che si chiama via Luigi Indelli. Noi siamo in via Emilio Indelli perché ci sono molti, noi siamo molto social, tra virgolette, come lo richiede il periodo, e quindi stiamo cercando di... Vedi, adesso ci hanno suonato la porta, scusate un attimo. Vai, 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 come no? È tutto live, quindi il bello della diretta è anche questo. È arrivato Vincenzo? No, è arrivato un ragazzo che ci dà una mano, un beatmaker che ci dà una mano, insomma, a sostenere il progetto, e adesso lo faccio entrare. Ok, no, è andato via. Perfetto, ha capito. Ha capito via. Che eravate in diretta in qualche, insomma, e poi è scappato via. Nicola, dicevo, c'è una parallela di Monopoli che si chiama, per chi non lo conoscesse, via Luigi Indelli. Noi siamo in via Emilio Indelli. Ripeto, perché questo? Perché essendo, diciamo, propensi a lavorare molto sui social, certi ci trovano in base all'indirizzo, e molte persone sono arrivate via Luigi Indelli, ci hanno chiamato e mi hanno detto: ma dov'è il posto? No, via Emilio Indelli, che poi quando arrivano qui, dicono: ah, qui è. Quindi fondamentalmente, guarda, la E prima di Indelli, okay. Ci troviamo. Ma io è una cosa che ho scoperto adesso, cioè anch'io, essendo di Monopoli, ero convintissimo fosse Luigi Indelli, invece è Emilio Indelli. Emilio Indelli. Quindi vabbè, dai, è in zona molto centralissima di Monopoli, quindi poi tra l'altro avete... Centro Murattiano. È zona Murattiano. Sì. E poi avete questi disegni sulla vostra porta d'ingresso, che è impossibile non notarvi, quindi quando si passa da lì da subito. Ringraziamo il ragazzo, uno dei writer che partecipa con noi, John Mora, per questo suo lato artistico che ci ha donato. Nicola, e ovviamente tu ti occupi dell'immagine di tutto questo, no?
mi occupo all'interno della, dell'associazione, oltre che essere il founder, mi occupo del marketing e della comunicazione, di come far circolare il logo che c'è alle mie spalle, lo indico, e quindi cioè, creare proprio pubbliche relazioni, anche perché comunque il mio lavoro di base, oltre che essere fotografo, per chi non mi conoscesse, è quello di, negli anni ho voluto includere questo, questa particolarità che adesso purtroppo è indispensabile, quindi legare la mia figura fotografica alla, al marketing, alla comunicazione, alle pubbliche relazioni che oggi purtroppo sono il giusto connubio per creare un'identità, per creare un qualcosa di unico e diverso sicuramente dal, da ciò che si trova in giro, ecco perché colpisce il fatto di avere tantissime, tantissime cose all'interno del nostro locale messe in, nell'ordine giusto. Ecco, questo. Con la creazione anche di un brand, ovviamente, che è il vostro Biagio lì dietro, che ci, ci guarda nella, sulla luna del, del vostro laboratorio bellissimo. E poi avete anche una libreria musicale, giusto? Che si può ascoltare? È che si chiama SoundCloud, cioè la libreria SoundCloud, dove è il nostro canale di musica, dove chi magari vuole ascoltarci può tranquillamente avere accesso al nostro canale SoundCloud e può anche scaricarsi la musica, avere dei download gratuiti. Quindi uno può anche scaricarsi la musica e ascoltarla quando vuole. Può. Esatto. Beh, è una bella cosa questa, dai. Siamo in campagna. La musica ogni giorno, non è da tutti, però noi lo facciamo. Lo farò anch'io, la scaricherò subito immediatamente. Io sono uno che va scroccando queste cose per poi ascoltarle in tutta libertà. Non scherzo, ovviamente. Okay. Vabbè, ragazzi, insomma, vi trovate in via Emilio Indelli. Quindi, appassionati di musica, appassionati di clubbing, appassionati di nuove scoperte musicali e non solo. Questi ragazzi, questo gruppo di ragazzi si sono uniti, la loro energia scaturirà in una grande cosa. E andate a trovarli perché sono veramente in gamba, anzi io direi in gambissima. Grazie. Insomma ragazzi, grazie a voi per aver accettato il nostro invito. Questo è il Music Lab, magari un domani venite a trovarci qui dentro anche così. Assolutamente sì, Vito, anche perché noi non vorremmo solo fare degli eventi, ma l'associazione comunque crea anche dei corsi. Purtroppo, ripeto, questo maledetto virus non ci permette di sfruttare appieno le capacità, le potenzialità che ha questo progetto e noi speriamo che un domani magari ci sia anche una collaborazione con uno dei punti chiave della città che è la Biblioteca Rendella. Volevo ringraziare anche la Presidente che ha avuto il piacere la direttrice che ha voluto il piacere di telefonarci stamattina e la ringraziamo a nome mio, di Berto, di Vincenzo, dell'associazione in particolare. Quindi grazie. È stata molto contenta perché lei ama anche moltissimo la musica, quindi quando ha un po' capito di cosa si trattasse, insomma, ha detto subito, ovviamente, sono molto felice. Quindi ragazzi, davvero grazie per aver accettato questo invito. Grazie a te, Vito. Ci vedremo molto presto, io passerò a trovarvi con la speranza che Berto riesca fuori a chiedermi magari di accendere un'altra bella sigla. Ogni domenica volevo ricordare che comunque c'è musica gratuita, libero accesso in vetrina, quindi chi vuole può affacciarsi, può chiedere informazioni, può innanzitutto iscriversi all'associazione e quindi dare un contributo, partecipare a tutti gli eventi ed avere uno Sky Pass anche a tutte le nostre serate a livello gratuito. Quindi questa è l'associazione, il pieno potere della condivisione, il pieno potere di dare un qualcosa a livello gratuito con una sola donazione. Tutto qua, questo è il Doggy Project. E viva il Doggy Project e grazie a Berto e grazie a Nicola per essere stati con noi. Salutiamo anche l'altro socio, l'altro ragazzo che non c'è però insomma, Vincenzo. Ragazzi, ci vediamo molto molto presto, buona musica e buon tutto. Grazie.
Grazie, grazie mille, grazie, grazie a tutti. Bocca al lupo. Salve. Grazie a voi. L'appuntamento è mercoledì prossimo, ancora qui col Music Club, una nuova storia, altre storie che ovviamente hanno sempre la musica come punto di riferimento. Grazie a tutti e buon proseguimento di serata. Grazie.